Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 4 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Ragazzi, che grinta! Urano nel segno e Trigono alla Luna oggi ve ne fa vedere delle belle, grinta, volontà e un desiderio vulcanico da un lato, suscettibilità e un orgoglio smisurato dall'altro. Oggi più che mai siete propositivi e agguerriti, ma guai a toccarvi negli ideali. Caricate come tori nell'arena. Padroni della situazione a scuola e in viaggio, testardi ma anche molto coraggiosi, andate avanti per la vostra strada anche se tutti vi danno contro. L'autostima si rafforza allo specchio che riflette un'immagine originale, più trendy e giovane di prima. Incassi extra grazie a una combinazione fortunata. Incapacità di esprimere i propri sentimenti, le proprie idee, di esporre le proprie ragioni. C'è un vuoto intorno alla tua persona che determina un profondo scoraggiamento. Poca armonia e poca volontà in tutto quello che si fa, scarsa riflessione e impulsività. L'amore non sempre è ricambiato. Forse non dovreste farvi altre illusioni. Dall'altra parte c'è scarsa disponibilità. Buona grinta la vostra in questa giornata che vi crea qualche preoccupazione dal punto di vista economico e qualche malinteso, in serata, con qualche vostra amicizia. Guardate oltre e datevi da fare per un impegno che avete preso da molto tempo. Circostanze favorevoli si predispongono per voi, un progetto che accarezzate da tempo potrebbe essere avviato proprio in questo periodo. Non demordete e cercate di essere concreti. Qualche spessa di troppo vi metterà in ansia. Oggi subirete un torto anche se poi resterete soddisfatti dalla sorte che è toccato a chi vi ha fatto quello. Tuttavia ricordate, il perdono è gratis, sempre. Vi sentirete agitati e impazienti, valutate bene ogni cosa e non siate precipitosi nel prendere le decisioni, anche le più piccole. Potreste aver bisogno di un amico per risolvere un problema che vi affligge. In amore la discrezione è tutto. Non impegolatevi negli affari degli altri e tirate avanti per la vostra strada. Se sentite il vostro partner molto esigente, rendetevi conto che forse vuole solo spronarvi a fare meglio e a dare il meglio di voi stessi. Una giornata decisamente senza lode e senza infamia, Plutone è troppo lento per voi e sembra far girare tutto lentamente. Chi ha vissuto una storia extra con un ariete nel passato e pensa che sia solo colpa dell'ex si sbaglia e di grosso. Avete le vostre colpe che, anzi, superano quelle del vostro ex. In questa giornata avrete grandi energie e dopo giorni poco edificanti e soddisfacenti, è giunto finalmente il momento di prendersi una rivincita. Oggi, farete dei buoni affari e rimarrete soddisfatti da ogni acquisto. Non vi preoccupate se la vostra carta di credito sta cominciando a scaldarsi troppo, a volte ci meritiamo questo tipo di piaceri, e dopo tanto è il momento di togliersi qualche sfizio. Sono in vista nuovi amori o riappacificazioni nella vita a due. Le persone intorno a voi inizieranno a rivalutarvi e ad avere più stima delle vostre opinioni. Scena astrologica che continua il mese di ottobre abbastanza positivamente avendo dalla vostra parte sia Plutone che Nettuno a spalleggiarvi, nei segni amici di Capricorno e Pesci, e in tanti campi della vostra vita e non solo in quello tipicamente affettivo e sentimentale. Una volontà di riunire le varie anime del vostro clan familiare vi caratterizza, portandovi a una capacità di aggregazione generosa. Esibite una forma fisica strepitosa e uno stato di salute abbastanza soddisfacente, specie per ciò che concerne la schiena, le ossa in generale e la spina dorsale. Nelle prossime ore avrete Venere in opposizione, cosa che vi porterà dubbi e tentennamenti. Per quanto riguarda il lavoro, si prevede un periodo di assoluta tranquillità. Una spesa da affrontare riguarderà la casa. Concedetevi un cinema, un film, una cena su ordinazione, insomma, fate qualcosa per voi stessi. Piccoli sfizi, in base alle vostre tasche o alla vostra salute, che vi faranno apprezzare le piccole cose. Non abbiate paura di coccolarvi un po', perché vi state trascurando, specie a livello mentale. Continuate a buttarvi giù quando invece dovreste tirar fuori la grinta necessaria per abbattere qualsiasi muro.
Urano nel vostro segno inizia la settimana con un atteggiamento molto dinamico e disinvolto, perfino imprevedibile, soprattutto se negli occhi e nel cuore avete ancora l'escursione fatta nel weekend, con un infinito senso di libertà e nessuna voglia di ritornare alle vostre. Sudate carte. Amore ed Eros. Se vi siete innamorati di una persona che per varie ragioni vive o lavora lontano, nessun problema, col supporto dell'odierna tecnologia vi vedete e vi sentite di continuo, meglio che convivere sotto lo stesso tetto. Oltretutto senza rischio di stufarsi e cominciare a scalpitare alla ricerca di novità. Ottimo menage per gli incostanti e irrequieti, paradossalmente la distanza vi avvicina. Cari Toro, nelle prossime ore avrete Venere in opposizione, cosa che vi porterà dubbi e tentennamenti. Per quanto riguarda il lavoro, si prevede un periodo di assoluta tranquillità e pace. Una spesa da affrontare riguarderà la casa. Niente di drammatico. Come dice Marco Mengoni, nato nel segno amico di terra del Capricorno, per voi adesso il cielo è più leggero sia che abbiate rapporti di lungo corso o legami occasionali o da poco iniziati. Manifesterete tutta la forza del vostro slancio passionale, della forza dei sentimenti autentici, proprio come suggerisce il cantante in Io ti aspetto. Lavoro e denaro. Suggestioni creative di altissimo livello, in viaggio ricevete input interessantissimi, indimenticabili di cui far tesoro. Opportunità commerciali da non perdere, davanti ai vostri occhi si spalanca un mondo nuovo. Volontà e passione negli studi, sempre che si tratti di materie di vostro gusto, in caso contrario a decidere le sorti sarà soltanto la fortuna. Sfruttate la mattinata a vostro vantaggio, perché una volta che il pomeriggio si avvicina, altre persone potrebbero non udire le vostre idee nuove e innovative. Catturate subito l'attenzione della gente, invece di aspettare. Il vostro è uno dei segni più predisposti all'esecuzione e all'interpretazione canora. Non certo a caso, nel vostro segno sono ospitati due pianeti che combinano appunto voce e canto, emblemi astrali dell'espressione artistica, Venere in simbolico domicilio in Toro e Giove in simbolica esaltazione, chi voglia abbracciare questo tipo di professione, gode, più di altri segni, del favore degli astri. Benessere. Insonnia, nervosismo, pressione alta? Qualcuno vi parla di rimedi e terapie di origine orientale, Ayurveda, agopuntura, jiatsu, colpiscono la vostra immaginazione, destando un interesse improvviso, come se di colpo vi si fosse aperto il magico cancello sul giardino del benessere. Il tuo aspetto odierno ti mette addosso una sensazione emotiva strana. Elaborare le emozioni è molto più facile se fai esercizio fisico, bevi molta acqua e ti rilassi con una tisana. Per lei, un'amica lontana vi lancia un sos, acquistate subito un volo anche se a prezzo non scontatissimo. Per lui, economia, politica e filosofia vi appassionano, non rinunciate al benessere come stile di vita, perciò vi impegnate per garantirvelo. Colore delle emozioni, rossa rubino. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.